Ciao a tutti, bentornati. Io da Antonella Brogi, come sapete, mi occupo di formazione manageriale e coaching e oggi siamo in uno spazio dedicato alle imprenditrici, ossia le imprenditrici creative, una leadership tutta al femminile. Sono veramente felice di avere con noi in questa manciata di minuti Valentina Carbone. Ben arrivata, Valentina. Beh, grazie, grazie per questo invito e buongiorno a tutti. Valentina è una travel blogger, ma non solo, e quindi preferisco lasciare a lei lo spazio, la parola, il tempo per dirci chi sei, cosa fai, di che cosa ti occupi esattamente. Ok, allora io sono Valentina Carbone e mi occupo di comunicazione digitale. Come lo faccio? Lo faccio principalmente attraverso il mio blog di cui sono autrice, che porta il mio nome, valentinacarbone.it, all'interno del quale parlo sia di viaggi sia di comunicazione digitale. Per quanto riguarda i viaggi, fino all'incirca 2 anni fa mi occupavo di solo travel, comunque viaggi in coppia, con insomma il mio compagno. Ora, da 2 anni a questa parte, Antonella mi potrà capire, mi occupo principalmente di family travel blogging, avendo appunto una bambina di 2 anni e quindi fornisco consigli a tutte le mamme o comunque ai genitori che hanno voglia di intraprendere un viaggio in famiglia. L'altra parte del mio blog è quella un po' più seria e meno giocosa, ecco, anche se ugualmente creativa, che appunto si va a riferire a tutto quello che è l'universo della comunicazione digitale. Quindi do consigli appunto a chi vuole diventare un blogger, vuole intraprendere la mia stessa strada, o in generale anche a delle piccole e medie aziende che vogliono comunicare attraverso il web la propria brand identity. Ok? Quindi ci sono davvero tanti consigli gratuiti, poi ho anche iniziato dei videocorsi all'interno dei quali si può ancora di più approfondire, ecco, queste tematiche. Io ti conosco proprio per questo, perché poi chiaramente insomma, ho visto il tuo inspiration, il tuo bellissimo progetto, il tuo planner per tutti i blog. Quello che ti riconosco è che oltre alla tua leadership c'è una grande accoglienza e una capacità di creare anche lavoro per gli altri, cioè tu hai una forte spinta, una competenza alla condivisione pratica, cioè una cosa tangibile, no? E proprio in questo momento del lockdown hai creato un progetto importantissimo che a livello nazionale sta dando dei frutti fantastici. E quindi ti chiedo che cosa hai creato e quali sono i vantaggi per le tre parti in causa, e adesso andiamo a vedere anche quali. Ok, allora in questo periodo di lockdown, dove tutti i settori dell'economia sono stati ovviamente investiti in maniera negativa, ho sentito proprio la necessità di fare qualcosa per il comparto turistico, occupandomi io stessa di turismo. È un qualcosa che potesse coadiuvare la ripresa del turismo italiano. Ok, quindi da questa idea è nato il portale di un blogger per l'Italia, all'interno del quale, da una parte, gli attori principali sono i travel blogger professionisti, quindi chi si occupa di turismo, di promozione turistica in maniera professionale, e dall'altra parte invece gli operatori turistici. Per operatori turistici prendiamo davvero una grande fetta del turismo italiano, quindi passiamo dagli hotel, bed and breakfast, resort, club di prodotto, ristoranti, agenzie viaggio e addirittura anche enti del territorio, enti turistici nazionali. Quindi il fine è quello di mettere in contatto da una parte i travel blogger professionisti, dall'altra parte gli operatori turistici, nella creazione di tour promozionali che sono iniziati all'inizio di giugno, quindi al momento all'attivo ci sono 3 tour, ma già dalla settimana prossima ce ne sono altri 4-5 in programma. Quindi diciamo sì, è un progetto che sta andando molto bene e tantissimi enti regionali hanno patrocinato l'idea e quindi mi stanno anche aiutando a condividere questo tipo di progetto che a dirla tutta, insomma, è innovativo in Italia, perché sì, ci sono delle agenzie di comunicazione che mettono in contatto diciamo, il travel blogger con l'operatore turistico, ma non un portale aggregatore delle due figure. Ok, quindi il fine di questo portale è proprio questo, quindi di avviare un'attività di promozione nei confronti di strutture ricettive o di destinazioni per portare dei vantaggi sia alle strutture ricettive che appunto vengono promosse, raccontate attraverso il web,
Sia per i blogger che in questo caso appunto lavorano per le strutture ricettive e per questo vorrei aprire una piccola parentesi, un obiettivo grandissimo di questo progetto è di dare proprio valore e importanza a quello che è il lavoro del travel blogger, che molto spesso in Italia purtroppo, a differenza insomma di altri paesi esteri, viene sottovalutato e molto spesso si ha questa idea di non dover retribuire il travel blogger per il lavoro che fa, perché semplicemente pubblica un post su Facebook. Ecco, diciamolo così in maniera molto banale, però in realtà c'è tantissimo lavoro dietro alla promozione di una struttura o di un territorio, che in realtà non è una vera e mera promozione, ma è proprio un racconto. Ok, noi cerchiamo di far innamorare chi c'è dall'altra parte dell'esperienza che stiamo vivendo. Quindi è giusto, come tutti i lavori, che vengano retribuiti, riconosciuti, e appunto questo portale ha questo obiettivo principale. Quindi nessun operatore turistico potrà collaborare con i travel blogger se non con un riconoscimento. Per quanto riguarda invece la terza categoria, che sono appunto i lettori, la gran parte, la fetta più importante, il portale ha appunto l'obiettivo non solo di mettere in comunicazione le due professioni, ma anche di fornire delle informazioni a tutti i lettori. Ok? Quindi i lettori potranno venire sul portale e semplicemente cercare delle informazioni sulla loro prossima meta estiva e sulla loro prossima vacanza, avendo una serie di informazioni sia sui territori sia sulle strutture ricettive. Chiarissimo, e sì, anche è vero, c'è questa percezione che il travel blogger vada in vacanza, quando in realtà soprattutto io ho conosciuto questo mondo grazie a te, seguendoti si vede il lavoro che c'è, non si tratta di fare foto e video, ma si tratta proprio di contenuti che raccontano e coinvolgono e, come detto bene, un'esperienza da farci vivere a noi da turisti. Quindi approcciando a questo portale possiamo avere una serie di informazioni. Quindi un blogger per l'Italia, questo è stato il tuo progetto. Ci sono già dei numeri prima di andare in chiusura e poi vedremo che cosa succederà a settembre, perché le cose per fortuna insomma si stanno muovendo, le cose stanno proprio partendo. Sì, allora, per quanto riguarda i numeri posso dire che all'interno dell'iniziativa ci sono già 150, all'incirca 150 travel blogger che sono stati selezionati ovviamente attraverso una serie di parametri, e per quanto riguarda gli operatori turistici ce ne sono all'incirca una cinquantina, se ne aggiungono giornalmente e al momento, ripeto, dall'inizio di gennaio, di giugno, scusami, quindi in questi 15 giorni sono stati già avviati tre tour, settimana prossima ce n'è un altro e tra fine giugno e inizio luglio ce ne sono altri 4, quindi si sta muovendo molto bene, c'è molto riscontro sia da parte dei travel blogger che degli operatori turistici, proprio perché evidentemente è andato un po' a toccare quelle che sono le necessità sia di un comparto che dell'altro. Tu hai avuto questa capacità e seguendoti vedo che ce l'hai, quella di riuscire a cogliere ciò che sta accadendo. Hai rimanipolato velocemente, hai pensato un bel progetto e hai colto quella che sarebbe stata poi un'esigenza e hai risposto a quello che serve oggi. Per cui, insomma, hai dato veramente vita a un bellissimo progetto. Continua a suggerirlo, un blogger per l'Italia. Valentina, il nostro tempo adesso si conclude qua. Io ti ringrazio per lo spazio, il tempo che hai trovato da condividere con noi. Continuiamo a seguirti perché so che ci sono delle novità, ma non dico niente, facciamo spoiler, ok? E quindi ci vediamo presto. Valentina Carbone, grazie. Grazie a te, Antonella, grazie a tutti coloro che stanno seguendo questa intervista. Ciao ad Antonella, a presto.